Giorgio Cippu, possiamo dire finalmente un progetto costruito nell'arco di alcuni anni, dopo diciamo alcuni passi falsi. Quest'anno è andato tutto alla grande, una stagione, un campionato letteralmente dominato. Ma io non sono d'accordo su questo che hai detto, perché il mio progetto è partito nel 2017, quando sono stato chiamato a prendere la squadra che era completamente in disarmo. Nel 2017 oggi sono neanche 5 anni, perché se tu gli i 2 anni di pandemia che ci hanno completamente bloccato, il primo anno ci hanno bloccato nel mese di ottobre e il secondo ci hanno bloccato mi pare a dicembre, comunque siamo stati bloccati, ho preso la squadra e sono stato promosso subito dalla prima categoria in promozione. E dopo in promozione, dopo queste 2 partenze false dovute alla pandemia, abbiamo messo su la squadra e nell'anno 2021-2022 abbiamo raggiunto l'obiettivo in pieno. Siamo in eccellenza, a pieni meriti, abbiamo stravinto il campionato, perché l'abbiamo stravinto in lungo e in largo, e abbiamo buone basi per poter andare in eccellenza e non fare la comparsa, perché non faremo senz'altro la comparsa. Ecco, si sa che l'appetito viene mangiando, appunto, i tifosi aspettano adesso, non diciamo una conferma a questi livelli sarebbe il massimo, però essere protagonisti. Cercheremo di accontentare i tifosi, anche perché oggi con questa grande fiducia del pubblico, che io ho ringraziato per primo, perché il pubblico è quello che ci danno le sinergie per poter andare avanti. Senza il pubblico non siamo niente, niente. Pubblico, e posso aggiungere l'amministrazione comunale, in tribuna c'è il sindaco, è un feeling che è nato ormai da tempo, e che è un'ottima base, perché insieme si può andare lontano, portare la città ai vertici in Sardegna. Sono d'accordo in quello che dice, però io infatti, se tu sei stato attento al discorso che ho fatto, ho chiesto la partecipazione degli imprenditori di Iglesia del territorio, perché per fare queste cose occorrono sinergie. Le sinergie purtroppo in questi 5 anni sono stato solo con l'aiuto solo di Marcello Bianco, che ho ringraziato perché è stato l'unico che mi ha veramente aiutato, perché se non c'è un aiuto economico diventa pesante per tutti. Ci sono le condizioni per creare una squadra anche fuori dal campo? Senza dubbio sono le condizioni, però dove io voglio investire tra virgolette, perché queste sono, l'ho capito, è un vuoto a perdere, insomma. Bravissimo, un vuoto a perdere. Io voglio costruire, come sto facendo, un settore giovanile importante. Anche oggi in campo c'erano 5 fuori quota, e non è poco per una squadra che vince il campionato avere 5 fuori quota in campo. Fanno ancora degli errori, però noi ci crediamo. Insomma, Iglesias ha riconquistato il posto che la storia le ha sempre assegnato, e adesso il campo gli ha restituito, insomma, grazie al vostro lavoro. Certo, il campo ci ha restituito, perché noi saremmo potuti venire qua comprando categorie, perché ci sono sempre, però a differenza dei nostri cugini ed altri, abbiamo sempre voluto vincere nel campo, perché ci siamo voluti strutturare. Oggi io ho davanti una squadra strutturata, che con l'innesto che mi sto già muovendo di 4-5 elementi, la squadra può ben figurare in eccellenza. Alessandro Cucu, la doccia più attesa dell'anno? Ci voleva, anche perché c'era caldo oggi. Caldo ce l'avevano gli avversari, avete vinto l'11ª partita su 12 in casa, la 20ª su 24, insomma, campionato dominato. Sì, abbiamo fatto un bellissimo campionato quest'anno. È andato tutto bene come doveva andare dall'inizio, poi ci abbiamo messo un po' del nostro anche noi, quindi va bene così. Oggi qualcuno temeva, diciamo, una pausa, l'avversario aveva bisogno dei punti, invece non avete avuto, diciamo, esitazione, avete vinto la partita, anche se allora adesso sono i guai. Noi ci avevamo questa partita da disputare in casa, da festeggiare, quindi onoriamo il campionato sino alla fine. Ora? Ora finiamo, ci sono altre 2 partite e poi si vedrà. Bocca al lupo. Grazie a voi.